Ave Viator! Benvenuto ad Ateste, o meglio, benvenuto ad Este, cullata dai Colli Euganei. Le sue origini sono molto lontane. Fu fondata nel primo millennio a.C. dai Veneti antichi, i quali si insediarono presso il fiume Atesis. Oggigiorno il fiume si chiama Adige e non scorre più per la nostra città. Tuttavia, questo non significa che Este non sia attraversata da corsi d'acqua. Una traccia del passato di Atesis resta anche nel nome della nostra città, come di sicuro hai potuto intuire. In epoca antica, Este non è mai stata marginale a livello storico-culturale. I Veneti antichi intrattennero rapporti con i Greci e in un momento successivo li intrattennero anche con i Romani. Nel primo secolo a.C., Ateste entrò a far parte dell'impero. Infatti, a seguito della battaglia di Azio del 31 a.C., il celebre scontro in cui Ottaviano sconfisse Antonio e Cleopatra, nell'Agero Atestino vennero trasferiti i veterani delle legioni 4ª, 5ª e 11ª, provenienti da zone diverse della penisola. Tra questi c'era Marco Bilieno, che ricordò i suoi trascorsi militari attraverso il soprannome Actiacus. Ateste è stata dunque fino dall'antichità un luogo di incontro fra culture diverse. I veterani romani giunti ad Ateste ricoprirono incarichi civili importanti. Lucio Blazio, centurione della legione 4ª, divenne decurione, il corrispondente di un consigliere comunale di oggi. Il nostro principale strumento per conoscere più a fondo queste persone sono le epigrafi. Le epigrafi funerarie sono un libro aperto, non sulla morte, ma sulla vita del tempo. Quelle di Ateste, al Museo Nazionale Atestino, sono più di un centinaio. Originariamente le epigrafi venivano poste lungo le strade, affinché i viatores come te le potessero leggere, mentre facevano il proprio ingresso nella città. La loro tipologia è molto varia. Alcune contengono solo una scritta, altre invece contengono anche immagini. Per tutte però, a causa dello spazio limitato e delle esigenze di chiarezza, requisito irrinunciabile era la brevità. Così, per ottenere maggiore stringatezza, alcune parole venivano abbreviate, proprio come avviene per i nostri SMS. Le epigrafi sono dunque short messages dal passato, che però la possono raccontare lunga su vari aspetti della vita associata, della religiosità, dei costumi e della mentalità degli uomini di un tempo, colmando talora il silenzio degli autori antichi. Le scritte erano colorate per attirare l'attenzione, proprio come funziona oggi per i cartelloni pubblicitari. Nel nostro percorso attraverso le epigrafi del Museo Nazionale Atestino abbiamo incontrato diversi abitanti dell'antica Ateste, uomini, ma anche donne e bambini. Ti presentiamo una bambina di nome Melfo e un bambino di nome Nerantius, destinato a diventare lo schiavo di Marco Arrio. Melfo tiene in mano una coppa, dalla quale si abbevera una colomba, che rappresenta il suo animale affettivo. Sappiamo che Nerantio morì all'età di 3 anni. Ne viene riportata l'età per suscitare la pietà di chi come te ha incontrato questo monumento lungo il suo cammino. In questo sarcofago è stato sepolto Epictetus, di 2 anni, 8 mesi e 19 giorni. Ma cosa ci fa quel buco sul fondo? Devi sapere, caro Viator, che proprio grazie a questo foro il suo sarcofago è giunto a noi. Abbiamo perso molto del mondo antico ed è stato conservato più spesso ciò che nei secoli successivi è stato utilizzato per scopi differenti. In questo caso il sarcofago è stato trasformato in una vasca. Di alcuni abitanti dell'antica Ateste conosciamo anche l'aspetto e la pettinatura. Quale sarà stata la moda seguita al momento? Anche loro imitavano i loro influencer, imperatori e imperatrici romani, come Augusto e Livia. Per alcuni abitanti di Ateste, la professione era uno status symbol. Volevano lasciare una traccia, un'impronta di sé e di quello che avevano fatto in vita. Lucius Allenius, per esempio, era un pectinator, cioè un cardatore, che si occupava di tessitura. Questa attività si praticava utilizzando un pettine, proprio come quelli esposti nelle vetrine del museo. Sulla sommità del cippo mortuario sono raffigurati 2 leoni, protettori del sepolcro e simbolo del fuoco celeste, molto diffusi nel primo secolo d.C. e anche in epoche successive. Di realizzazione raffinata è l'epigrafe funeraria di Manio Rufrio Fausto, medico e uomo di spicco di Ateste a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C., nonostante fosse un liberto,
c'è uno schiavo liberato. Non c'è da stupirsi, visto che tutte le professioni tecniche erano svolte da schiavi liberati. È proprio questo mestiere, quello di medico, il più diffuso in ambito atestino, come testimoniano i vari utensili esposti nelle teche del museo. Vorremmo attirare la tua attenzione su questo oggetto particolare, di cui è stato rinvenuto nel mondo soltanto un altro esemplare. È un orologio solare portatile. Possiamo anche entrare virtualmente in una bottega del primo secolo d.C., quella di Lucio Minucio Ptato, calderaio. Quella di calderaio era un lavoro artigianale, basato sulla lavorazione del rame. Este è celebre anche oggi per la sua produzione artigianale, in particolare per la ceramica. La lavativa di Lucio Minucio Ptato è stata ritrovata in contrada salute. Nella stessa zona è stata ritrovata un'epigrafe dedicata a Giove da parte del ricco liberto Caius Titus. Gli abitanti di Este erano molto devoti e questa epigrafe ne è un esempio. Pare che la divinità sia apparsa a Caius Titus in un sogno ad ordinargli la realizzazione del monumento. Numerose sono le epigrafi consacrate a Giove per ordine della divinità stessa o a scioglimento di un voto. Oltre a Giove, la divinità più importante, erano molte altre le divinità venerate ad Ateste, in particolare quelle legate agli elementi naturali. Il dio Sole, Nettuno, le ninfe, Fons e Silvano, il dio dei boschi, per il quale Titus Calvencius ha eretto questo monumento. Questa attenzione per la sfera del sacro non si è persa nei secoli. Altri epigrafi hanno una funzione tecnica e informativa, come gli attuali cartelli che ci indicano i lavori in corso. Questa iscrizione è stata ritrovata presso Saletto, un paese in provincia di Padova, vicino ad Este, e riguarda i lavori di arginatura di un tratto del fiume Adige. Contiene informazioni riguardanti il finanziatore dell'opera, il coordinatore, il numero di veterani da cui era composta la squadra di lavoro, la lunghezza del tratto di cui ciascuno di loro si doveva occupare, in piedi, l'unità di misura dell'epoca, e la lunghezza totale dell'opera, oltre al nome degli amministratori. Questo tipo di epigrafe è piuttosto stereotipato, come evidenziato dal ritrovamento di una seconda iscrizione, pressoché identica, nei dintorni di Ospedale Euganeo, altro paese padovano ai piedi dei Colli Euganei. Caro Viator, la tua passeggiata nell'antica Ateste si conclude qui. Che tu possa ricordare le persone che hai incontrato in questo breve viaggio. Vale, Viator!